Vergine, avete presente la canzone di Sting, Message in a Bottle? Ecco, messaggio in una bottiglia. Riceveremo un messaggio da molto lontano questa settimana, da qualcuno che magari è molto lontano fisicamente, oppure è stato lontano emotivamente, o magari è lontano nel tempo e quindi si tratta proprio di qualcosa che arriva dal passato. Questo sarà interessante vederlo nei vostri commenti. In ogni caso, state attenti per quanto riguarda le relazioni d'amore questa settimana perché qualcosa non va esattamente come vorremmo. Sembra che il nostro amore o l'amore di qualcuno nei nostri confronti non sia corrisposto. Non c'è chimica sufficiente perché questa relazione possa durare nel tempo e questa è una consapevolezza che appare abbastanza evidente durante questa settimana. Ad ogni modo, il consiglio delle carte è di avere fede nei vostri sogni. Il fatto che qualcosa nel qui ed ora, nel momento presente, non stia funzionando come deve, non significa che noi non avremo in futuro la possibilità di, realizzare i nostri sogni e i nostri desideri. Quindi, piuttosto, continuiamo a credere in noi stessi. Continuiamo semplicemente ad osservare ciò che la vita ci offre e imparare da quello che ci accade. Magari si tratta solamente di una settimana nella quale appunto dei piccoli problemi mettono in dubbio la potenziale durata di un qualcosa. Questo ovviamente lo saprete voi e dipenderà dal vostro caso specifico, ma magari mi farebbe piacere comunque leggere i vostri commenti, dato che si tratta anche del mio segno zodiacale e quindi ecco che fare un po' un lavoro statistico guardando ciò che pensano gli altri è sempre utile.